Presentato questa mattina alla Direzione Politiche Sociali in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il progetto volto al contrasto e alla prevenzione della violenza di genere. Le linee di intervento del progetto, finanziato dalla Regione Siciliana e aggiudicato dall'Associazione Tamaia Onlus, prevedono la promozione di azioni di protezione e orientamento con servizi di ascolto telefonico e la realizzazione di spazi protetti utili a garantire alle donne vittime di maltrattamenti accoglienza, solidarietà, sostegno e recupero dell'autostima. Il progetto, che è finanziato dal distretto sociosanitario numero 16, consente di poter attivare nella nostra città un centro di accoglienza antiviolenza a favore di donne che praticamente hanno subito violenze o che comunque si rivolgono appunto attraverso un numero verde che è stato messo a disposizione dall'associazione Tamaia, che si è aggiudicato il progetto, e che quindi noi vogliamo sempre di più che si possa fare una seria prevenzione nella nostra città per evitare appunto violenza nei confronti di donne, nei confronti di soggetti che purtroppo negli ultimi tempi sono in continuo aumento. Oggi verrà presentato un progetto che è attivo dal 5 giugno 2017, un progetto che nasce da fondi regionali della legge regionale del 2012, messi al bando dal Comune di Catania. È importante precisare che questi fondi sono arrivati su questo territorio per la presenza della rete antiviolenza distrettuale, della quale Tamai è promotrice e coordinatrice. Rete è una rete interistituzionale della quale fanno parte istituzioni importanti come il Comune, l'azienda ospedaliera del territorio, le forze dell'ordine, la procura, insomma sono tantissimi i partner. Ci siamo aggiudicate questa gara d'appalto con la quale abbiamo ideato un progetto appunto chiamato Multiazione, perché delinea su più azioni specifiche: il potenziamento del centro antiviolenza, che ha un'apertura telefonica che passa da 16 a 20 ore, l'attivazione di un servizio in emergenza per gli operatori della rete antiviolenza e la formazione per gli operatori della rete antiviolenza, ed infine un'azione dedicata alla sensibilizzazione e all'informazione attraverso una campagna informativa con la quale verrà prodotto uno spot pubblicitario e alcuni corsi di formazione per docenti, quindi nelle scuole, ed infine un laboratorio teatrale che si svolgerà nel liceo artistico Emilio Greco di Catania. Abbiamo scelto questa scuola appunto perché era una tra le poche nelle quali l'associazione Tamaia non era stata attiva, e quindi e poi anche per il tipo di istituto, essendo un liceo artistico, e visto che il prodotto poi doveva essere un laboratorio teatrale, ci sembrava più opportuno.